Stadino.it, rubrica sportiva, avrete già riconosciuto l'ospite di questa settimana. Siamo con Radoslav Kirilov, attaccante del Carpi. Ridacchio perché dietro c'è Pasciu che gira, si prende i giornali, si fa i suoi fatti. Alterniamo un giocatore a un tifoso, questa era la settimana dedicata al giocatore. Abbiamo voluto, Radoslav, per conoscerti meglio, tu che sei a Carpi da quest'anno, ti abbiamo conosciuto perché l'anno scorso hai fatto un gran bel gol quando siamo venuti a Lumezzane, abbiamo pareggiato 1-1. Sì, ho fatto bene quella partita là, infatti è stata una delle cose che mi hanno fatto venire qua. Volevo venire in una società dove mi conosce, dove ho fatto bene, non una società dove il mio manager mi proponeva, quindi Carpi mi è piaciuto subito come proposta, come situazione per poter fare bene, poter crescere. Sono qua per fare questo. Ecco, hai detto tutto tu della scelta di Carpi, hai detto perché hai scelto Carpi, adesso come ti trovi qua, visto che ormai sono più di 3 mesi che sei in questa città? Ma mi trovo la città, mi trovo benissimo, l'ho detto, è l'ambiente giusto per far bene, una città piccola, tranquilla, dove un giocatore deve pensare solo al calcio e fare bene. Tu sei un giocatore che mi hai detto anche a microfoni spenti che pensi solo al calcio, vivi solo per il calcio, qui hai trovato una piazza tranquilla che lascia lavorare. Quanto tempo ci hai messo ad ambientarti in questa città e con questo gruppo che per tante unità era quello dell'anno scorso? Ma devo dire subito, anche perché il gruppo è buono, tutti i ragazzi bravi, tutti i ragazzi che ti lasciano inserire subito, quindi devo dire subito. Ecco, tu hai un ruolo un po' particolare, sei un attaccante esterno, descriviti un po', come ti piace stare in campo e qual è la tua collocazione tattica preferita? Ma diciamo che avevo sempre fatto l'esterno a sinistra prima dell'anno scorso, dove secondo me ho fatto meglio da seconda punta, però quelli sono i due ruoli dove secondo me posso fare bene, esterno alto a sinistra 3 oppure seconda punta nel 4-4-2. Ecco, personalmente un tuo bilancio di questo campionato, di questa prima fase del campionato, ormai siamo al giro di boa, un voto a questa prima parte di campionato, sei soddisfatto? Mia o della squadra? Entrambe, il tuo ambientamento a questa serie cadetta, che per te è la prima volta, e anche per la squadra? Ma io diciamo che ho giocato poco, anche perché ho avuto tanti impegni con la nazionale, adesso spero che le cose un po' cambiano, un giocatore diciamo è felice quando gioca, quindi io non dico che non sono felice qua, però è normale che quando non giochi qualcosina ti manca sempre, quindi spero che le cose cambiano. E il bilancio della squadra invece penso che sia positivo, una neopromossa, una squadra dove pochi si aspettavano che facesse bene, e invece siamo lì a fare un campionato finora tranquillissimo, speriamo di continuare a fare così anche meglio. Ecco, prossima partita, la trasferta col Bari, viene da una bella vittoria interna contro il Varese, una vittoria che ha un pochettino sbloccato quella che era diventata una maledizione dalla partita di Novara, aveva risolta Sgrigna, l'ha risolta Sgrigna anche lì. Bari ha un campo molto largo, molto lungo, che sarebbe molto adatto alle tue qualità. Sì, infatti spero che, se io sono sempre a disposizione, se il mister servo, spero che spero di giocare come ogni giocatore, quindi come hai detto te, in un campo largo, in un campo così c'ho anche più possibilità di fare bene, di fare la differenza. Ecco, altre due chiacchiere che ci facevamo a microfoni spenti, parlavamo delle differenze tra la Lega Pro e la Serie B, tu mi dicevi che non ce ne sono poi alla fine tantissime. No, sicuramente differenze ce ne sono, però secondo me la più grande è la mentalità. Un giocatore quando fa bene in Lega Pro e viene in Serie B deve avere la mentalità giusta per affrontare questo campionato qua, ma a differenza di ritmo, a differenza di, forse tecnicamente i giocatori sono più bravi, però a differenza di ritmo non credo che ci sia così grande differenza, secondo me, poi un'opinione personale. Tu sei contrattualmente con il Chievo, un tuo sogno, se ti chiedo un tuo sogno per questa carriera, comunque sei molto giovane. Sogno giocare nelle massime categorie, giocare nella nazionale del mio paese, nazionale maggiore, e penso che ho le possibilità e spero di cominciare a giocare quest'anno, fare bene e poi proseguire andando avanti passo per passo. Siamo in chiusura, Mostardino, noi ringraziamo Radoslav Kirg, è stato disponibilissimo e simpaticissimo, la settimana prossima ci vediamo con un tifoso. Ciao a tutti e grazie. Ciao, grazie a voi.